ci siamo, secondo match. Allora, abbiamo partitone tra Two Steps Away. Parlaci di no, no, appena aperto Jack. Allora, scusate. Allora, abbiamo il mitico Jack da questo lato. Giocatore diamante, da quello che vedi, da quello che vedo ha finito anche la campagna brutale. Bene, cazzo. Bravo, GG a lui. E dall'altra parte invece abbiamo Two Steps Away. Che sto cercando. Bravo. Che non lo trovi, bene. Two Steps Away lo diremo in un momento seguente. Non c'è più che altro. Non è neanche... Vabbè, non lo diciamo, così impara a non esserci. Sono affari suoi. La prossima volta impara a venire nella chat della Clan War. Esatto. Allora... Siamo online, eh? Siamo online. Conferma, sì. Sono contento per l'online. Siamo allora, online. Via, esperto Terran di nome Dartilus, dici cosa sta facendo Two Step Away? Per adesso... Un deposito, ok, va bene, è finito. Ma è Zerg, guardo soltanto ora il monitor e mi rendo conto di quello che sta succedendo. Sta dronando, via. Quando arriva a 14 cosa avrà intenzione di fare il nostro Jack? Non lo so. È stata, non ti preoccupare, tanto il monitor è accanto. Sì, vabbè. Mi distraggo, lo ma so. Gli occhi no. Attenzione. Allora, per il momento vediamo se decide di fare a 14, sta accumulando, sì, è andato sopra i 200, quindi andrà di fast expand. Vedremo se probabilmente sarà una 14 hatch, 14 pull. Non conosco lo stile di gioco di Jack, quindi non so dire che apertura fa di solito. Sì, non ci sbilanciamo esatto, ora come ora. Non diciamo nulla che potrebbe essere frainteso. Comunque sta accumulando ancora minerale, quindi andrà diretto a 13 la pull. Sì. No, estrattore invece. Estrattore. Ah no, in base avversaria. Estrattore in base avversaria. Che bravo. Allora, secondo però ecco la pull infatti. Ecco la pull bellissima, come al solito bella, viscosa, come piace a noi. Scautata in tempo. Sì, vista benissimo dal trapano di questo SCV. Questo Overlord mandato qua, che il suo percorso sarà giustamente andare a vedere la base principale avversaria. Forse verrà sacrificato più avanti, vedremo. Adesso bisogna vedere cosa decide di fare. No, se... bisogna vedere la seguente cosa. Ecco, lo cancella e lo rimette, bravissimo. Bravo. Bravissimo, che così continua a mantenere visuale nella base avversaria. Ricordiamo che per uccidere un estrattore di uno Zerg ci vogliono 3 Marine. 2 non bastano, perché 2 l'estrattore comunque continua alla vita a salire. Ma guarda proprio com'è fastidioso. Questa è una grandissima mossa secondo me da parte di Jack, perché gli dà uno scout totale sulla base avversaria. E soprattutto perde 6 minerali ogni volta che cancella. Sì, perciò se ne sbatte ampiamente. Esatto. Però non è un vantaggio in fatto di macro, perché come ben il nostro inverno ci ricorda da Theorycraft, se rubiamo il Vespene a un bravo Terran, lui giustamente da brava razza OP se ne sbatte perché dice: io non sono proto, sono esatto. L'unica razza a cui conviene effettivamente levare il Vespene, cioè far completare l'estrattore, è contro i Protoss. Finalmente arrivano Re Marine decide di lasciare completare l'estrattore. Non lo so se gli conviene comunque. Vabbè, che gliene frega alla fine. La visuale dell'estrattore è maggiore di quello in costruzione, se non sbaglio. Sì, quando è completato, guarda. Sì. Non gli ha visto però la fabbrica. Non ha visto la fabbrica. Allora, sta switchando con il reattore Elion. Jack ha intuito la strategia, o comunque temeva un Marine push, un Durax push, o comunque un Alien push, e ha piazzato una spina. Devo dire che quella spina non è posizionata benissimo, perché lascia molto scoperto lo spazio sulla rampa. Esatto. Riesce a salire sulla rampa, con i primi due Alien in Ma più che altro penso che Jack abbia fatto la spina, perché si è espanso veramente in fretta, e questo giochino qui dell'assimilatore alla fine gli ha preso delle risorse, quindi non è da sottovalutare come cosa. Esattamente. Risorse, non avrà speso neanche una cinquantina. L'ha cancellato, mi sembra, 4 volte. 6x4, fate voi i conti a casa, così vi allenate. 6x4, 24. Più 25 risorse dell'estrattore, quindi... Più 1, 2, 3 stelle, ce ne sbattiamo. Allora, Jack sta facendo una counter ideale per Marino e Elion, che sono le blatte, che non prendono danni praticamente da nessuno dei due. Non prendono danni da nessuna unità, veramente. Ricordiamo che gli Elion... Allora, bello il piazzamento della regina per bloccare la rampa. Il punto è... bisogna vedere se decide di... sono partiti gli metterne Elion. Un'altra. Dove? No, gli Elion sono ancora qua. Sono qua gli Elion. Saranno dei Marine. Sono due, sono degli Elion. Allora, Jack manda Zerg in scala. Vede gli Elion, quindi sente ancora più contento di essere andato sulle blatte. Mac play per Two Steps Away, perché sta facendo una seconda fabbrica. Ha anche lo spazio porto. Uno spazio porto, quindi non so se farà Marine carry medivac. Attenzione, gli Elion sono partiti. Ha
doppia raffineria potrebbe andare di Banshee, visto che l'altro ha le platte. Sì, sì. Bunker per catelarsi la base di espansione. Ecco gli Alien che partono. Non trovano droni, però, sfortunati. E aggirano la spina. La spina inizia a picchiare forte sui marine. Ricordiamo che fa 25 danni, quindi due colpi bastano per uccidere un marine. Ti viene lunga ammazzare la base con gli Alien. Adesso focus vediamo la regina, focus la regina. Cerca di circondare gli Alien. Ci bella, riesce. Li blocca. Madonna. Passare. Ha perso quasi tutto, anche se guarda come sono finiti bassi quelli speedling. Ne perde ancora nel processo. Via l'Alien. Se riusciva a fare una fiammata, se ne portava. Beh, allora, c'è un occultamento comunque. 650-525 per Jack. Hai riuscito a, giustamente ad affrontare gli Alien e a fare una grandissima cosa. Jack ora si sente sicuro e macra tanto, ha prodotto 6-7 droni e sta piazzando una camera evolutiva, quindi è pronto per l'arrivo delle Banshee. Non so se ha visto con quell'overall lì, adesso sicuramente lo vedrà. Non so se ha già scordato in precedenza, comunque adesso si renderà conto che c'è uno spazio porto, sì esatto, con il laboratorio tecnologico, quindi si deve aspettarsi le Banshee. Vediamo se decide di reagire con idralischio o si limita a piazzare i lanciaspore. Sì, mi sa di sì, questo Overlord non ha nessuna speranza contro il fucile gaussiano del Marine. Ricordiamo che il fucile gaussiano C14 è famoso per la sua velocità d'attacco, per essere anche una buona arma da soft air. Sì. Che cazzo stai dicendo? Spara palline fa molto male. Quando spari palline, Dio santo, fa un male, fa. Ricordiamo che però i Terran sono una razza OP. Ma anche i Zerg sono razza OP. Oddio, chi è il più OP? Scopriamolo in questa partita. Vabbè, comunque non esistono razze OP, esistono soltanto buoni o cattivi giocatori. Taci. Ma che cosa sei questo qui? Allora, qua dicono che il terzo tizio non si sente, raga. In chat. Tizio, che sono io il terzo tizio? Sì, non lo so. Quale? Ma che ne so io quale terzo tizio, scusa? Qualche. Vabbè, non so scrivere. Comunque ci comunicano che il terzo tizio è basso. Sarei te, visto che sei il più basso. Allora, io sono il tizio 1. Io sono il tizio 2. Io sono il tizio 3. Diteci quale numero è il più basso e vincete un premio. Ciao Luca. Allora, qua vediamo che lui si prende il quarto assimilatore. Qua c'è una Banshee cattivissima che viene vista perfettamente, si occulta, anche se era abbastanza inutile visto che lo Zerg l'ha pienamente scoutata. E vediamo allora cosa può fare con... Ecco, la Banshee è partita. Bello il posizionamento del due lanciaspore. GG per la Banshee. Negato il gioco di Banshee. Gli è entrato in faccia proprio nella linea dei lanciaspore, fatti. Sì, sì. Al bersaglio. Spaccatemi, tanto sono qui. Non comunque, MacPlay direi. Helium carry Banshee. Strategia, sì. Build strana che non si vede quasi mai, oserei dire. Sì. Di solito il MacPlay è Thor Helium carry. Vabbè, mi piacciono queste alternative. No, sì, può essere molto efficace, soprattutto perché per il momento... Ecco, è partito ora il pinacolo, però per il momento non aveva unità di contraerea nel suo esercito. Più che Jack. Altro perché questa build è molto veloce, soprattutto per le Banshee, soprattutto per gli Alien che possono andare di arras, scappare, fare il cazzo che gli pare comunque. Comunque, terza base per Jack d'espansione, mentre Two Steps Away giustamente chiude questo passaggio arretrato per non farsi arrassare la linea mineraria da eventuali rush di speedling. Un Alien condannato... E qui continua. Ecco i Thor. Evviva! Che belli, quanto mi piacciono i Thor. Chissà se Two Steps Away alla Collector's Edition con i Thor con le alette. Boh, guardiamo cosa stanno costruendo qua dentro. No, non ci fanno vedere i lavoratori che stanno lavorando al Thor. Riguardiamo magari. No, invece niente. Allora, rintanamento, velocità dei bundling, più corazza livello 1 e pinnacolo. Ora il... erano dei problemi perché due Thor, cioè quante mutalische gli fanno, quindi potrebbe essere un problema, cioè ha solo due Thor. È vero che i Thor sono molto efficaci contro le mutalische, però sì, sono l'unica contraerea effettivamente. Ma è una nuova contraerea che ha. Sì, ma anche dei Marine, però teniamo conto. Se il giovanotto qua Jack sa fare il Magic Box,
Ah, il Magic Box. Allora, cosa consiste il Magic Box? Sti cazzi con i Thor. Il Magic Box consiste nel chiudere con l'esercito di Terran Zerg. Tanto bellissimo spread del biotumore intanto per Ma chi se ne frega, finisci, non ce ne fotte un cazzo. Il Magic Box consiste con Speedling e Banner. Consiste con gli Speedling di bloccare le unità Terran circondandole, tirarci contro i Banneling e arrivare da sopra con le mutalische e scoppiare tutto in un unico attacco. E poi dice che i Zerg non sono OP. I Protoss ci hanno il Magic Box? No! Basta! C'hanno i Force Field, non rompere il cazzo! Effettivamente ha ragione, eh. Allora, dicono che non ti si sente, strano. Di solito si sente chiaramente. Cioè, no, non ti sente mai! È inutile che ti lamenti, non ti sente mai, sei un bastardo. Zitti tutti voi altri. Allora, Steampact parte solo ora. Ricordiamo che lo Steampact ci mette 165, 170, 60. Tanto, insomma, ci mette. Beh, guarda, basta. 170. Ma comunque lo Steampact è in ritardo, giustamente, perché stava andando a un Mac Play, perciò se ne sbatteva il pianeta Nepal. Comunque, parliamo della macro di Two Steps Away. È nettamente. Guardiamo un po' le APM per vedere. 36 a 156. Per ora 200. Oddio, uno sclero enorme. Via le APM. Vediamo un po' per le unità uccise. Siamo 25-14. Continua a vincere Two Steps Away. Allora Jack decide di fare anche la fossa di infestazione con gli infestatori, che sono estremamente efficaci sia contro la fanteria grazie alla crescita fungina, sia grazie al parassita per controllare i tori e i carri. Però fa questo attacco senza aspettare il potenziamento di rank 2 che piazzerà i carri adesso, sì, e inizierà a bombardare grezzamente. Ma questo carro fuori posizione viene, potrebbe essere preso dalle muta. Attenzione, tante muta, giro sbagliato. Sì, anche 4 Thor però. I 4 Thor sono messi abbastanza male. Non proteggono per niente questo carro, eh. Perché, leva quei droni dalla linea mineraria in nome di Dio. Levali! Questa spina tra un po' diventerà inutile perché non ci sarà più niente da difendere. Già, intanto parte l'upgrade più 2 per l'armatura. Non capisco però perché. Se se ne sbatte, va all'attacco con quelle mute. Vediamo se questo base trade sarà in favore di Jack o di Two Steps. Allora, Jack punta alla base principale. Attenzione, becca un carro. Ci sono dei marine, usa lo steampunk, attenzione, perde il... No, la nave medica si salva, arrivano i marine a difenderla. Intanto ha perso la base, direi che per il momento il l'attacco... Il base trade è in favore di Two Steps. Sì, anche perché Two Steps ha perso un carro e un deposito, quindi... Ma non dovrebbe lasciare impunemente questi carri? No, però finché qua tiene i Thor allegramente lì. Se gli passasse da sotto gli scoppierebbe entrambi i carri in 2 secondi. Comunque vediamo che Two Steps Away è bloccato a 169 su 169. Mentre qui la tavola rotonda degli Speedling. Ma guarda com'è bello. Ma è proprio bellissima, eh. Sì, sì, sì. Qui che si parlano dicendo come è andata la giornata. Ah, a me bene. Intanto la visione si sposta sugli Speedling. Ma ce ne sbattiamo. Allora, vediamo questo. Parte il drop. Anche perché non penso. Oddio, ci potrebbe caricare un bel Thor, eh? No, io farei di Alien sulla linea mineraria. No, io farei un Thor sulla linea mineraria. Però non capisco perché sta dando i drop che poi sposta tutto l'esercito alla fine. Ma penso che questo drop lo voglia mandare nella linea principale. Intanto, mentre il resto... Jack sta prendendo l'occhio. No, si muove oltre con le mutalische. Attento che non è una buona idea. No, il drop è fallito. Blast davanti. Questo è stato mandato malissimo in avanti in move sugli tantissimi speedrun circondano. Il Magic Box è più o meno riuscito, diciamo. Via tutto, ha perso tutto, Via tutto. Tutto, ma anche in brutta maniera. Sì, non ha fatto, non ha recato alcun danno. Intanto infatti... guarda le mutalische lì al lato, se mutalische qui al lato. No, su in alto. Oh. Ecco, partono. Intercettano. Mia, secondo drop spaccato. Adesso vediamo se decide di prendersi con rabbia quei due depositi. No. Punta a spaccare gli SCV che stanno costruendo i centri di comando. Però c'è un Thor più marincoglio Steampact. Picchia un po' i depositi che gli stanno antipatici. Sì, giustamente i depositi. Cerca di mandare Two Steps Away in difetto. Ci riesce? No, non ci riesce. No, mi piace. No, aveva abbastanza depositi. Comunque, tenendo conto che anche ha perso l'esercito, si sono liberati un sacco di spazi liberi. Ma tenendo conto che a questo punto vediamo trionfare un Jack per 3125 risorse perse contro praticamente il doppio, 7500 sì, per Two Steps. Notiamo inoltre che Jack si sta facendo una doppia espansione. Sta recuperando quella persa, più sta prendendo l'espansione dorata. Two Steps Away invece... l'espansione non la prenderà a causa di questo Zergling, no. Ha appena fatto un Raven, molto probabilmente... Bene. Il Raven è un'ottima counter per gli infestatori, perché permette di vederli quando sono sotto terra. Ricordiamo che Jack ha già ricercato il rintanamento, quindi potrebbe fare un lancio di...
di marini infestati, oppure una crescita fungina sulla linea minerale.